chiuso il discorso del pubblico dominio, adesso passiamo all'altro schema. Io avevo messo l'altro pezzo, quindi passiamo dalla parte blu del nostro schema, ovvero quando il libero utilizzo è stabilito dalla legge. Quindi ci sono casi in cui, li chiamiamo libera utilizzazione, no? O eccezione del diritto d'autore, cioè sono casi nella nostra legge dell'articolo 65 e seguenti in cui un'opera è ancora sotto copyright, quindi c'è ancora, non è ancora scaduto 70 anni, è ancora completamente coperta, però la si può utilizzare senza chiedere il permesso. Perché? Perché c'è la legge che ci dice che in quelle determinate condizioni la posso utilizzare senza chiedere il permesso. E qua tirerete un sospiro di sollievo, perché infatti tutti in questi usi ci sono proprio le attività tipiche del docente, l'attività didattica, non solo quelle, però buona parte. Quindi si tratta di eventi di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro, okay, a favore di altri interessi più importanti a tutelare, tipo l'accesso al libro, alla cultura, la tutela di soggetti deboli come i portatori di handicap. Gli americani non stavano qua invece, su questi temi loro sono molto più avanti, loro hanno il fair use, ovvero l'uso corretto, l'uso leale, lo chiamerebbero, no? Che is not an infringement of copyright, dice qua alla fine, non è una violazione di copyright. Quando siamo sostanzialmente, quando la riproduzione o l'uso di un'opera è fatta for purposes, vedete qua in mezzo, per scopi come criticism, quindi critica, commento, news reporting è la cronaca, teaching, tra parentesi dice including multiple copies for classroom use, quindi anche distribuzione di copie fisiche per uso classe, scholarship, quindi ricerca e ricerca accademica, diciamo. Ok, quindi gli americani hanno questo approccio che è proprio il loro sistema di common law, che è diverso dal nostro, che è di civil law, per cui loro pongono dei principi generali e poi lasciano che siano le sentenze a tararli, a regolamentarli. Vabbè, beh, common law è diverso. Grazie. Quindi. Sì, sì, è un approccio diverso, quindi noi siamo più simili a questo qua che si chiama teoria del fair dealing, in altre prese di common law, ovvero una versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano, cioè le ipotesi di le aree franche devono essere ben predefinite dalla legge, cioè non c'è un principio generale che io posso invocare quando si verificano questi casi, ma ci sono dei casi d'uso ben specificati dalla legge, sono sempre più o meno gli stessi, studio, ricerca, critica, commento, parodia, satira, cronaca. Il nostro approccio è quello che è più vicino a questo, infatti le nostre si chiamavano fino a pochi anni fa libere utilizzazioni. Poi il legislatore le ha rivisitate, riscritte nel 2003 e le ha pure chiamate in un modo diverso, eccezione del diritto d'autore, che semanticamente mi sembra chiaro il concetto, cioè tende a dire, signori, non fatevi venire strane fantasie che sono libere, sono eccezioni al diritto d'autore, sono delle piccole aree, eccezioni. Esatto, bravo. Delle concessioni che facciamo, ma il diritto d'autore c'è come regola generale. Infatti è l'impostazione del mio schema di prima, no? Cioè siamo in questa zona qua delle eccezioni e sono degli articoli 65 seguenti, non le vediamo tutte perché non abbiamo il tempo e non ha neanche senso, vediamo quelle che mi interessano in ambito scolastico. Articolo 68, se ho prima la dirigente ha fatto proprio il primo esempio, le fotocopie, il 15%, eccolo qua, il 15% è proprio questa norma qua, 68. Allora, il comma 1 ci dice che è libera la riproduzione di opere, grandi opere con uso personale, delle lettori fatta a mano o con mezzi, vabbè, questo sembra abbastanza tautologico, cioè se io vado in una biblioteca mi copio dei pezzi di articoli a mano, per fortuna lì non devo chiedere autorizzazione. Il punto 2 e 3 invece è un po' meno scontato, cioè è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi. Quindi non è la fotocopia del 15% che fa l'utente, è la fotocopia che fa la segreteria, che fa la biblioteca per uso interno. Deve essere però, vedete, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Il punto 3 invece è quello famoso del 15%, che al di là del divieto di produzione di spartiti partiture musicali, perché hanno una loro normativa separata, diciamo, è consentita nei limiti del 15% ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno, effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Poi, più o meno adesso siamo sempre sotto la fotocopia, a volte c'è il ciclo stile nelle scuole, me lo ricordo ancora io quando facciamo il giornalino studentesco, no?
Però, ok, eccolo qua il famoso limite del 15%, e non confondete, il limite del 15% è legato unicamente alle fotocopie. Intanto sento che qui ho copiato un CD di un mio amico, ha preso Google, ok Google? Sì. L'intelligenza artificiale. Ogni tanto sento confondono, ho copiato un CD di un mio amico, ho preso solamente tre brani, quindi sono sotto il 15%. No, non funziona così, perché è solo sulla fotocopia di testi, ok? Va bene. Ma in effetti, chiedo scusa, avevo detto di fare domande dopo, però... No, prego, se per esempio, è in corso... al comma 1, diceva prima, giustamente possiamo utilizzare, eventualmente copiamo. Ora non ci rendiamo conto, io stessa sono qui con il cellulare, non è che sono neanche tanto attiva col digitale, però se un ragazzo in biblioteca fa la foto allora, è diverso dallo scrivere al mano, perché potrebbe poi... Avevo sollevato anche una mailing list questa cosa, fare la foto alla pagina del libro col cellulare e poi la potrebbe condividere, rientrasse sotto le comma 1, no, appunto è un errore. È un equivoco, perché a parte che una foto di un libro è una fotocopia, per questo il libro etimologicamente e anche concettualmente è più invece simile al punto 1, quindi quel mezzo di riproduzione cioè una fotocopia è una copia fatta con purtroppo, nel senso che se stesse sotto l'1 avremmo una, ovviamente è il fatto che con la risoluzione che abbiamo adesso sui cellulari a volte la foto è meglio della fotocopia come livello di e la posso fruire sul tablet e su altre cose, e quindi per effettivamente dobbiamo stare attenti a no. Occhio, queste sono norme scritte nel 2003, cioè adottate nel 2003, vuol dire che forse sono state scritte addirittura qualche anno prima, quindi non ci hanno pensato, banalmente, cioè non pensavano che la tecnologia in così pochi anni sarebbe arrivata a questa sostanzialmente avere in tasca una potentissima macchina da riproduzione, perché questo cos'è? 100 euro, non è che ce l'hanno tutti, ce l'hanno due. Questa roba qua è una potentissima macchina per la violazione del copyright, ok? Perché fa le foto, ti pubblica su tutti i social, c'è un tastino che si chiama condividi. Se avete un cellulare Android c'ha anche il famoso, la funzione condividi esternamente, non so se mai nessuno l'ha notato. Il condividi esternamente cosa fa? Fa una copia temporanea sulla vostra memoria e butta fuori un'immagine fuori dal circuito in cui è stata presa, e quindi viola anche in un certo senso il termine d'uso della piattaforma interna. Quindi abbiamo in mano, cioè, hai fatto caso, hai l'iPhone, e il condividi esternamente è come se tu facessi scarica e riuploada, download e riupload, solo che te lo nasconde perché diventa un'unica funzione, ma quello esce, ti porta fuori il contenuto della piattaforma, quindi non è uno share. No, ma è un copia, e quindi vai a toccare il copyright, perché c'è un'attività di copia. E quindi è potentissima questa cosa, vuol dire che qualsiasi foto tu trovi su Facebook, in realtà può andare a finire su Twitter. Va bene, adesso non usciamo troppo, però questa è la questione. L'altro articolo che tocca molto da vicino la vostra attività, e anzi, come dire, la sorregge, è l'articolo 70, è un po' il fair use della nostra legge. Non abbiamo più di questo, però accontentiamoci. Il comma 1 si occupa dell'attività che si impara a fare quando fate la tesi, no? Tesi di laurea. Ti insegna il professore come si deve citare correttamente le fonti. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di diritto di discussione. Quindi è ovvio, nel senso, io faccio la tesi, posso citare liberamente, riprodurre liberamente, se sto citando quell'autore per o criticarlo o discuterlo. Quindi tu che lo fai quando citi un pezzo di un autore nella tua tesi, lo fai perché vuoi confermare la tua teoria o criticare la sua, ok? Nei limiti giustificati a tale fine, purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati a fine di insegnamento, ed ecco il vostro caso, o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Io questo finalità illustrative continuo a percepirlo come ridondante, perché, come dire, è ovvio che se faccio a fine di insegnamento è a finalità illustrative, non vedo perché sottolinearlo ulteriormente, e invece sottolinea, e lì c'era bisogno, per fini non commerciali, il che vuol dire che una scuola privata
ha un trattamento diverso rispetto alla scuola pubblica. Un convegno che è dato alla Bocconi, dove si paga magari una quota d'ingresso, è un'attività commerciale. Ok? E quindi non posso sfruttare, avvalermi dell'articolo 70. E quindi il confine è se sono un ente pubblico o un ente privato? Non è tanto l'ente, la finalità. Anche un ente pubblico può organizzare un convegno a pagamento. E in quel caso? Eh sì, perché c'è un fine. Poi oddio, devo sentire un commercialista su queste cose. E quindi non so se. Cioè, anche gli enti non commerciali possono fare attività commerciale. Quindi anche il no profit possono fare entro alcuni limiti attività commerciali. Cioè, non possono produrre profitto per loro, però quella è un'attività in qualche modo. Supponiamo che Rino sta citando una buona parte di quei libri tedeschi, il suo libro che venderà facendo un suo libro. Un barco. E no, anche per. Beh no, sì, se per fini. Attenzione, no, se fini di lucro per arrivare questi. Dov'era? Cioè lui prende una parte delle condizioni no, brani. L'esempio che hai fatto tu è nel primo, e quindi ne devi giustificare a tali fini, perché basta che non sia in concorrenza con l'utilizzazione economica della mia opera. Vuol dire che sì, lo so che è difficile da definire a priori, cioè in che senso non è in concorrenza? Vuol dire che la gente non dovrebbe non smettere di comprare il mio libro perché tanto compra il suo, detto terra terra. O diminuire cioè, le vendite perché lui ha fatto un libro migliore del mio. No, non tanto migliore, ma perché lui citando tanti pezzi del mio libro in realtà non rende più utile l'acquisto del mio libro perché tanto trovo. L'ha cannibalizzato, diciamo, okay, non ok, quello vuole dire. Il discrezione. Il discorso invece dal secondo dal punto virgola in poi si occupa dell'attività di insegnamento, quindi un'altra attività. Quindi l'uso, ad esempio, dei pezzi di autori nelle slide. Adesso nelle mie slide non trovate le opere dell'ingegno di altri. Io al massimo cito delle norme, come vedete, che sono di pubblico dominio, oppure cito delle cose mie. Però in alcuni casi ho avuto delle slide in cui invece andavo a prendere pezzi di articoli in giro e lo facevo ai sensi di questo articolo qua. Ok? Adesso andiamo al comma 1 bis, che è quello che vi divertirà di più, perché qua viene, è figlio della storia, di una sfortunata storia del vostro collega docente. È il collega docente che aveva fondato nei primi anni 2000 il sito Homo Laicus, magari lo conoscete, c'è ancora il sito in realtà. Era un professore che aveva, come dire, la bellezza di fare anche un po' l'intellettuale, quindi non solo fare lezione la mattina, ma condividere un po' delle sue competenze, dei suoi contenuti creati con gli studenti anche su internet. Provate a fare uno sforzo però a pensare cosa fosse internet nei primi anni 2000. Non era così semplice avere una finestra su internet, avere la pagina Facebook, tutti possono averla, all'epoca dovevi avere anche delle competenze, no? E lui era uno di quelli che insomma era avanti, era l'animatore digitale di oggi, no? E si era creato questo sito in cui metteva online un po' di materiali. Piccolo problema, tra questi materiali, nella parte dedicata alla storia dell'arte, aveva messo dei quadri di autori ancora tutelati, perché lui ingenuamente, per esempio che ho fatto prima, li aveva considerati come dei classici, no? Picasso, Dalì, Modigliani, De Chirico, questi grossi nomi che noi consideriamo mai parte della cultura, della storia dell'arte, e che però sono ancora tutelati perché invece il diritto d'autore non è ancora scaduto. E cos'è successo? Che SIAE l'ha sanzionato. L'ha sanzionato perché violava i diritti esclusivi di questi soggetti. Questa diciamo, sanzione da parte di SIAE ha creato un po' di dibattito politico, nel senso che insomma non era stato apprezzato dalla comunità, soprattutto dal mondo degli insegnanti, quindi non so se qualcuno di voi si ricorda la storia, perché insomma lui aveva fatto un'attività che era comunque da premiare, non da sanzionare, perché aveva fatto un'attività di divulgazione scientifica, di divulgazione culturale, non c'era lucro perché il suo sito era libero accesso, non c'era pubblicità, e quindi sanzionare, tra l'altro con circa 3.000 euro di multa, 3 e 4.000 non era una multina, per un professore che insomma prende uno stipendio che conoscete meglio di me, si lasciava fuori un bel po' dell'effetto. E quindi si era un po' creato il dibattito. SIAE all'epoca aveva risposto, che, insomma in modo un po' pilatesco ma anche corretto dal punto di vista giuridico, che essendo lei in quel momento un ente amministrativo, non è che potesse scegliere o non scegliere di sanzionare, doveva applicare la legge, dice non è colpa nostra che sanzioniamo, è che la legge non prevede questa opzione. Quindi il legislatore si è svegliato e ha detto ok, allora onde evitare che adesso tutti i professori che fanno un'attività meritoria e da premiare come questa vengano sanzionati, creiamo una libera utilizzazione apposta per questo caso. Ed ecco che è nato
il nostro articolo 1 bis. Sono immagini e musica. Esatto, perché i testi comunque rientrano sotto l'articolo 71 classico, che però devono essere brani e non testi interi. E anche lì bassa risoluzione, non è di arrivo, infatti fatto. Adesso la leggiamo, cosa dice? Che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musica a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Come a scuola. Diranno bene, di solito. Ok, quindi per uso didattico o scientifico l'ho sottolineato perché deve essere comunque in ambito didattico o scientifico. E deve esserci il titolo gratuito e devono essere, come diceva giustamente Pierre Soff prima, sono solo immagini e musica, non è tutte le opere dell'ingegnere, quindi i video sono fuori, i testi sono fuori se non in brani come abbiamo visto nel comma precedente, e poi c'è questi due termini discutibilissimi che sono bassa risoluzione e degradate, infatti è proprio brutto anche a livello tipologico, no? Potremmo scegliere un'altra parola. Bassa risoluzione non è brutto, però è molto indefinito, perché la bassa risoluzione del 2007 è diversa dalla bassa risoluzione del 2017 e sarà diversa dalla bassa risoluzione del 2050, quindi chissà. Non solo, però questi concetti dovrebbero essere definiti meglio in un decreto del MIBAC, adesso hanno aggiunto la T successivamente, no? Non è un errore mio, è proprio che manca la T, prego, Commissione parlamentare, sono definiti i limiti dell'utilizzo didattico e scientifico di quel presente comma. Peccato che questo decreto non si sia ancora visto. C'è una bozza che circola da un po', ma che non è mai stata approvata. Sono 10 giorni. Datevi tempo, poverino, 2007, non è che possono mettersi fretta per approvare un decreto. No, adesso, da tutte a parte, sì, in effetti sembra molto strano, anche perché soprattutto il ministro attualmente in carica è il ministro ormai da quasi 3 anni, quindi il tempo insomma ce l'aveva per... è che non so sinceramente cosa sia successo, bisogna andare a leggere tutti i lavori, le varie verbali, penso che avessero pronta la bozza ma poi sia caduto il governo proprio nel mentre in cui sarà, e poi la cosa è caduta nel dimenticatore, non lo so, però vi invito a vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso meglio che non ci sia per adesso sto decreto, perché se arriva è molto probabile che si aspetti un approccio molto restrittivo, quindi che questa nostra libera utilizzazione ce la restringa ancora di più, quindi per adesso forse non è preoccupiamoci troppo se manca questo decreto e cerchiamo di sfruttare la norma per quella che è, ok? Quindi meglio che ci sia, anche se scritta male e incompleta, piuttosto che non ci sia. Dimmi. Quale norma fanno riferimento le piattaforme che mettono a disposizione telefilm, serie a bassa risoluzione degradate dichiarandolo? A nessuna, violando il diritto d'autore. Completamente fuori legge. No, è che probabilmente, attenzione, magari sono fuori legge, ma mi verrebbe da chiedere quale legge, perché non sono italiane. Altrimenti. Quindi se io baso un sito in qualche paese esotico, la legge che devo andare a vedere è quella là, poi dall'Italia possono fare in modo di inibirmi l'accesso, non sappiamo come sappiamo fare bene, quindi il concetto è quello, no? Quando parliamo di internet, se, oltre a tutti questi bei discorsi, adesso noi stiamo parlando la legge italiana, è ovvio che io in 2 ore non devo fare anche un discorso sulla legge, però il problema di internet è noto, si spostano magicamente nei paesi, quindi cioè, non è un problema solo del piccolo utente, del ragazzino che vuole far girare i film, è un problema a livello più alto, cioè se io faccio attività legata a internet vorrei capire perché devo versare l'IVA in Irlanda e non in Italia e viceversa. Ok, dimmi. No, ho fatto questo richiamo perché siamo a scuola e non c'è soltanto tutto quello che tu ci hai detto, ci sono anche i ragazzi che ci fanno una lezione su questo argomento qui, che possono accedere a tutta una serie di servizi che io conosco benissimo, e noi dobbiamo capire se stanno svolgendo un'assemblea di classe e dicono che vedono quel film, cioè educativo il problema. Sì, però, esatto, sul problema giuridico direi di non formerlo così in modo ansioso, perché dubito che qualcuno venga con tutti
con tutto quello che si vede a, come dire, beccare ragazzi, la classe di 15 ragazzi che si guarda un film. A livello educativo è quello che ho detto all'inizio, certo, il docente deve avere anche un approccio di questi politici, non solo rispetto della legge da carabiniere a priori, ma anche un approccio educativo, quello sono d'accordo. Andiamo avanti un attimo con la norma così la finiamo. L'articolo 70 ha ancora due commi, vedete che anche questi legati all'attività scolastica. Nelle antologie d'uso scolastico la riproduzione non può superare una misura determinata dal regolamento, il quale ne fissa le modalità. Cioè, ovviamente questa è una norma molto di nicchia perché si rivolge solo a coloro che fanno per attività, realizzano le antologie d'uso scolastico. Non so se qualcuno di voi magari è mai stato coinvolto nel libro, però l'antologia deve prendere opere dei vari autori all'interno di alcuni limiti, perché sennò diventa violazione del diritto d'autore, ok? E quindi questo regolamento in realtà c'è, questo sulle antologie c'è già, è stato approvato, quindi potete trovarlo. Infine, la norma che prima abbiamo citato, che quando abbiamo parlato delle tesi di laurea, no? Che il nostro professore ci insegna come si cita correttamente, oltre ad una questione scientifica di galateo, c'è anche una questione giuridica, cioè il riassunto, la citazione, la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore, e se si tratta di traduzione del traduttore qualora tale indicazione figura sull'opera riprodotta. Questo lo dice perché non è che devo diventare matto a cercare in giro per il mondo se loro non me lo dicono, ok? Però se ci sono queste informazioni io le devo riprodurre. Anche il traduttore, occhio, perché è una cosa che vedo fare spesso, sempre meno, ma anche il traduttore ha un ruolo di titolare dei diritti pieno e quindi va citato. Sì. Anche questa è vecchia, nel senso che non si occupa del libro che può essere, può avere un'espansione digitale, cioè nel senso che un'antologia, qui si riferisce ad un'antologia di carta. Sì, e allora tutte queste norme, considera che sono queste è del 2003, quindi scritte da gente che nel 2003 aveva normalmente media 75-80 anni, okay? No, perché quello è, no? Il nostro legislatore non è che lo sappiamo, e quindi io dubito che abbiano avuto la lungimiranza di pensare agli ebook, a open educational resources. Sono questioni che si stanno aprendo adesso negli ultimi anni, e è difficile che nel 2003 ci abbiano pensato. Adesso con questa riforma, il piano nazionale della scuola digitale si cerca di buttarla sul piano delle open educational resources, ma la legge è indietro oggettivamente, quindi ci si sta chiedendo se sia il caso di riscrivere anche tutta la legge del 41. È vero che è stata questa parte qua del 2003, quindi non è la legge del 41, quella se stessa, ci mancherebbe, però alcuni pezzi, diciamo, l'impianto generale è del 41, quindi certe cose non reggono più. Adesso c'è la direttiva nuova, dovrebbe arrivare nel 2018-2019 una nuova direttiva europea sul diritto d'autore, quindi sicuramente adesso non andranno a cambiare. Il legislatore italiano non ci mette le mani, perché tanto sa che prima arriva la direttiva europea. Quando arriva la direttiva europea ci penseranno. I casi sono due: o sarà la volta buona che prendono e la riscrivono da zero, oppure adatteranno i pezzi della legge che necessitano un aggiornamento per essere, come dire, conformi alla direttiva.